Polifemo il Fatto vuole raccontare oggi una storia, una vicenda che certamente è poco piacevole, perché quando parliamo di un licenziamento, e a maggior ragione se si tratta di un licenziamento di una donna, come vedremo con varie problematiche, beh, è una cosa che rattrista. E siamo infatti con Iginia Roberti, la quale è stata licenziata a maggio dalla fillea CGL presso la quale appunto prestava il proprio servizio. Una vicenda che ha destato grande scalpore. Devo anche premettere, perché la mia è un'informazione libera, senza padroni, io sono l'editore di me stesso. Quando Iginia Roberti mi ha sottoposto il caso, io ho detto, beh, per par condicio devo anche sentire Francesco Bardinella, che è il segretario provinciale della fillea CGL, che ha appunto firmato il licenziamento. Io ho incontrato personalmente giorni fa Bardinella e gli ho detto, vedi, se vuoi replicare o vogliamo fare un confronto con Iginia Roberti, le porte sono aperte, perché è bello il confronto. Io non voglio dare ragione a Iginia Roberti, non voglio dare torto a Francesco Bardinella, però voglio che avrei voluto che da un confronto il telespettatore, il cittadino, si facesse una sua idea. Per scelta sua personale, di Bardinella ed evidentemente della fillea CGL, mi sarà data la risposta: non vogliamo replicare, ci saranno le sedi competenti giudiziarie che faranno luce sulla vicenda. E quindi io mi ritrovo ad intervistare solo Iginia Roberti, perché a Francesco Bardinella ho chiesto di voler fare un'intervista, ma per sua scelta ha ritenuto non opportuno farla. Era giusto precisare. E allora, come sono andate le cose, Iginia, da questo maggio in cui è piovuto così, è caduto tra il, si è abbattuto tra capo e collo questo licenziamento? Sì, assolutamente, proprio tra capo e collo, hai detto la parola giusta, le parole giuste. Il 7 maggio, senza etica e morale, il segretario generale pro tempore della fillea CGL di Taranto ha deciso di licenziarmi, ed è stato un licenziamento verbale. Io ho tentato di parlare con lui, ho tentato di parlare, anzi ho parlato con tutti, come ti devo dire, i vari rappresentanti, sì, di CGL Taranto, della fillea Puglia, della fillea nazionale, tranne Landini ho parlato con i vari segretari. I vari segretari della fillea e col segretario della CGL di Taranto. Ora capisco che Bardinella non accetti il confronto, perché dimmi tu se prendere la decisione di licenziare una donna monoreddito assunta dalla fillea CGL di Taranto e che lavora dal 93 in fillea CGL a Taranto, perché precedentemente io ho lavorato in CGL dall'85, quindi puoi immaginare cosa vuol dire. Oltretutto ho saputo anche che, al di là di essere una persona monoreddito, hai due familiari invalidi da assistere. Ho due invalidi in casa, mamma che ha l'Alzheimer e un fratello celebroleso dalla nascita, in pratica. E per tutti gli anni che io ho lavorato non ho mai chiesto la 104. La motivazione è stata per ragioni, un esubero in buona sostanza, per ragioni economiche. Sì. Questa almeno formalmente. Sì, sì, io credo che tu abbia visto la lettera, che è di stampo imprenditoriale. La stiamo anche mandando in sovrimpressione. Sì, quello che voglio dirti, perché forse sarò più chiara nel dire la cosa, discutere la cosa, cioè per far capire quello che mi è successo. Se io, Iginia Roberti, fossi stata una dipendente di un'impresa edile che si chiama Abate Luigi, e Abate Luigi con i suoi soldi, padroncino con i suoi soldi, non con quello dei lavoratori, avesse deciso di licenziare Iginia, la fillea CGL
di Taranto, come è giusto che sia, perché i diritti dei lavoratori devono essere rispettati, avrebbe fatto ferro e fuoco, avrebbe manifestato, avrebbe fatto di tutto, come poi la cronaca ci porta, no, a conoscere. Ed è giusto che sia così. È giusto che sia così, perché la difesa del lavoratore comune. In questo caso invece Igenia dice no, e quando è il sindacato che licenzia chi difende il lavoratore? La cosa proprio più brutta è quella che non c'è nessun confronto con nessuno, e ti dirò di più, Bardinella ha firmato la lettera di stampo imprenditoriale. Chi copre, voglio dire, questa decisione e non discute di questa bruttissima decisione, perché la cosa, ripeto, è stata fatta senza etica e morale, è complice di una cosa bruttissima, aberrante, un licenziamento verbale, il licenziamento di una donna monoreddito 56enne con tanti anni di lavoro in CGL, con due disabili a casa e che non ha mai creato problemi. Igenia, l'aspetto formale, diciamo, è quello economico, ma hai mai pensato che potessero esserci delle ragioni retrostanti, non dette? No. Magari in passato qualche screzio con qualcuno, rapporti tesi? Io ti posso garantire che ho lavorato, a parte il fatto che faccio ancora oggi un plauso a tutti i segretari che ho conosciuto dall'85 fino alla Musta, ci fermiamo al 2015, diciamo così. E ho avuto sempre ottimi rapporti, non ho mai creato problemi a nessuno e ho avuto sempre rapporti idilliaci con i miei segretari, assolutamente. Bene, intanto, anzi male dovremmo dire, positivizziamo usando l'espressione bene, hai ottenuto, hai avuto, dobbiamo dire, una grandissimi attestati di solidarietà dal mondo, diciamo, politico, da chi ti conosce, anche c'è stata la forte vicinanza e il sostegno di USB con Francesco Rizzo. Sì, che ne è il coordinatore provinciale. Sì, io lo ringrazio perché lui addirittura si è ricordato di me, perché io, stando nell'85, avevo 21 anni quando ci sono entrata, Luigi, quindi dall'85 in CGL ho conosciuto, diciamo, poi tutti coloro che adesso hanno super giù la mia età e che hanno fatto giustamente progressi lavorativi. Io quello che ti voglio dire è che sono sempre stato un apparato tecnico, quindi non maneggiavo soldi, non avevo firme in banca, non ho avuto mai potere. Nei rapporti con le aziende? Assolutamente, mai, nessun rapporto con le aziende. Quindi, allora, andiamo a vedere questi attestati. Io ti voglio far leggere e ti prego di leggerli tu, perché sì, sicuramente. Si vede che sei molto toccato. Molto. Fa male ancora oggi, dal 7 maggio, sapere. Io ti voglio. Ecco, c'è quello dell'onorevole Ciccio Voccoli, già segretario di Rifondazione, deputato di Rifondazione. Calano gli iscritti e si licenziano i dipendenti. Landini, invece di interrogarsi perché calano gli iscritti, preferisce tacere sul licenziamento e tenersi quei burocrati di dirigenti che ne hanno permesso il calo e diminuite le entrate, esattamente come fanno i padroni quando calano le vendite. Licenziano i lavoratori per compensare le perdite e si tengono i manager. Di Vittorio si starà rivoltando nella tomba. Oltre Voccoli mi pare ci sia anche Alfredo Venturini. Mario Guadagnolo. Sulla triste vicenda è intervenuto anche il professor Mario Guadagnolo in questi termini. Ci si chiede infatti se è lecito che dalla sera alla mattina, senza il dovuto preavviso, si inviti una lavoratrice a lasciare il proprio posto di lavoro con effetto immediato e a restituire le chiavi dell'ufficio entro e non oltre le successive 24 ore, senza darle neanche il tempo di riprendersi e di riordinare le idee. E se non è immorale mettere per strada una lavoratrice nelle condizioni nelle quali si trova Igenia Roberti, con metodi che utilizzerebbe il peggior padrone contro cui da sempre la CGL si è battuta e che qualsiasi sindacato e persona di buon senso contesterebbe.
Questo vale in particolare per la CGIL, che ha storicamente nel suo DNA la difesa dei diritti dei lavoratori e segnatamente del diritto al lavoro. Il comportamento della filea CGIL di Taranto e il modus del licenziamento non possono in alcun modo essere consentiti e tollerati in un sindacato che ha avuto tra i suoi storici segretari Giuseppe Di Vittorio, Luciano Lama e Bruno Trentin. Occorre elevare quindi una vibrata protesta nei confronti del sindacato filea CGIL di Taranto e denunciare all'opinione pubblica un comportamento che offende la storia, l'onore e gli stessi iscritti della CGIL. Sì, ma anche di Enea De Arcangelis, che insieme a Cazzato e a Alfredo Venturini sono stati i miei primi segretari, quindi stiamo parlando degli anni Ottanta, e ripeto, ho avuto e conservo ancora un ottimo rapporto, quindi mi sembra strano che si possa... Allora, la lettera te l'ho già consegnata, io volevo farti leggere, sì, volevo farti leggere le... quelle del mio primo segretario Alfredo, che è una cosa molto bella e credo che insieme a quella di Voccoli possa riassumere qual è il vero senso del sindacato, il vero senso della difesa dei lavoratori. Della CGIL, la difesa dei lavoratori. E mi devi dare solo un attimo perché purtroppo non ero... Sono tanti gli attestati di stima. Sono tanti gli attestati. Memorizzati sul telefonino. Eccolo io ancora qui. Tutt'oggi li ringrazio. Sentiamo Venturini, da un qualsiasi padrone si sarebbe preteso maggiore rispetto e comprensione. Io prima di firmare quella lettera mi sarei chiesto se valeva la pena continuare a fare il segretario del sindacato, che licenzia un suo compagno, una sua compagna. Sì, avrei preferito dimettermi piuttosto che vedere la mia firma, il mio nome, sotto una lettera di licenziamento. Mi sarei domandato dopo quella firma quanto vale la mia credibilità con quei lavoratori che vorrei rappresentare e difendere. Ed è la cosa più importante. Io ti ho voluto far leggere questo, ripeto, perché Alfredo Venturini è stato il primo segretario che ho conosciuto nella CGIL, nella grande CGIL che ho conosciuto, insieme a Cazzato, Di Arcangelis e tanti altri. Però nella fillea io ho avuto e conosciuto tanti segretari, perché sai, i segretari sono di passaggio, sono pro tempore, ecco perché la parola pro tempore, ma io sono lì ormai dal 93 in fillea, un pezzo del mio cuore è nella fillea oltre che nella città. Andiamo avanti. E, io ti ho sono stati alti, sì, giusto, vabbè, no, vabbè, li mostreremo perché sennò poi esatto, i tempi tecnici esatto, purtroppo tempi, sono quelli che sono. No, no, per carità. Sapete che io sono un uomo e un giornalista libero, sì. Ho pagato con il mio licenziamento da Blue Star la libertà. E sto conducendo delle battaglie contro l'Ilva, contro ArcelorMittal, vado avanti, sono dalla parte dei deboli, sempre e comunque. Ho visto anche il tuo ultimo... ArcelorMittal che mi tiene fuori, ma d'altronde stiamo parlando di gente che uccide a Morba Taranto e che poi non ha il coraggio di confrontarsi e di rispondere a chi, come dire, mette il dito nella piaga. E allora, andando avanti... Sei assistita dall'avvocato Mario Soggia? Allora io diciamo sono assistita, anzi super assistita, e lo voglio ringraziare. Coccolata? Sì, dall'avvocato Soggia che è una persona, è un avvocato, è una persona. È stato mio compagno di liceo per 5 anni, Mario lo conosco molto bene. Ed è di una bellezza interiore enorme, e mi sento con lui veramente sicura ad affrontare quello che giustamente Bardinella diceva, ci sono, no? Gli organi giudiziari. Gli organi giudiziari, io molta... Credi nella giustizia? Io sì, io credo molto nei giudici del lavoro e poi so come lavora l'avvocato Soggia, che è un super avvocato. Ha messo K.O. l'Ilva, quindi sulla sì, questione delle graduatorie. Anzi, io colgo l'occasione anche per ringraziarlo ancora una volta pubblicamente, perché in tutte le interviste l'ho ringraziato, però non smetto mai di ringraziarlo perché è veramente una persona eccezionale per me. Bene, e allora Iginia, cosa dire? Noi... quando ci sono queste vicende vogliamo fare chiarezza, certamente da un punto di vista umano
siamo vicini ad Iginia, perché comunque, a prescindere dalla vicenda giudiziaria che ci sarà, nella quale io non metto naso, però comunque c'è il dramma di una lavoratrice, di una donna in generale. Ora può essere Iginia, può essere Maria, Giovanna o chissà chi. La CGIL ha sempre combattuto per i diritti dei lavoratori e soprattutto anche per le donne nel mondo del lavoro. Io ho invitato a un confronto, a un'intervista, Francesco Bardina. Rispetto alla sua scelta, mi rammarica che non poter sentire l'altra campana, ma ecco, se lei lo avesse davanti, cosa gli direbbe? Facciamo conto che di avere Bardinella qui alla mia e alla tua presenza. Gli direi di comportarsi da segretario di una grossa organizzazione come la CGIL e di una grossa categoria quale la fillea CGIL. Bene, che dire, Iginia? In bocca al lupo e che la giustizia trionfi.